Ciao a tutti e benvenuti sul mio canale YouTube. Oggi proviamo a suonare alla maniera di Ed Sheeran, o meglio, proviamo ad affrontare un brano di Ed Sheeran partendo da due studi del Sagreras. Il metodo scritto da Sagreras è uno dei più popolari per la chitarra classica. Oggi vediamo come questi studi sono ancora attuali e possono essere utilizzati per suonare delle canzoni moderne. Parliamo della lezione 40 e della lezione 41. La lezione 40 è questa. Si tratta di un arpeggio da suonare sempre con pollice, indice e medio della mano destra. Prima di eseguire il brano così come ve l'ho suonato, ai miei allievi faccio ripetere ogni battuta per 4 volte, in questo modo. Questo approccio ci permette di padroneggiare meglio l'arpeggio con la mano destra. Nella prima battuta suoniamo un Do maggiore, prendendo il Do con il terzo dito della mano sinistra, posizionandolo al terzo tasto della quinta corda. Con il dito 2 suoniamo un Mi, mettendolo al secondo tasto della quarta corda, e poi suoniamo anche la terza corda a vuoto. L'arpeggio con la mano destra sarà sempre pollice, indice e medio, sulla quinta, quarta e terza corda. Ripetete anche voi, quindi ogni battuta per 4 volte. Passiamo alla battuta successiva, semplicissima perché si tratta di corde a vuoto, il Re a vuoto, Sol a vuoto e Si a vuoto. Ripetiamo anche questa battuta per 4 volte, quindi con la mano destra suoneremo sulla quarta, terza e seconda corda. Pollice, indice, medio, pollice, indice, medio e così via. Quindi prima battuta, seconda battuta. Sulla terza battuta posizioniamo il 2 sul Mi, secondo tasto, quarta corda, terza corda a vuoto e il Do, primo tasto sulla seconda corda. Con la mano destra suoniamo sempre quarta, terza e seconda corda. Attenzione alla quarta battuta, forse la più difficile dello studio. Mettiamo il dito 3 sul terzo tasto della quarta corda. Terza corda a vuoto e con il mignolo, cioè il 4 della mano sinistra, lo posizioniamo sul terzo tasto della seconda corda. Suoniamo le note Fa, Sol e Re. Come vedete io non ho alzato la posizione precedente. Provate a farlo anche voi. Per cercare di dare più stabilità alla mano ed evitare questo, che potrebbe generare un errore. E poi perché subito dopo questa posizione si torna alla posizione precedente, quindi da Fa, Sol, Re si torna a Mi, Sol, Do, poi ancora a Re, Sol, Si che abbiamo già visto, Mi, Sol, Do e chiudiamo con il Do, ripetendo per 4 volte ogni battuta. 1, 2, 3. Proviamo adesso a suonarlo una sola volta per battuta. 1, 2, 3. Vediamo come applicare questo arpeggio in un brano di Ed Sheeran. È precisamente Perfect. Perfect è scritto in 6 ottavi, un tempo simile allo studio del Sagreras. L'arpeggio è lo stesso, si utilizza pollice, indice e medio, in questo modo. Le note da suonare però sono queste. Posizioniamo il 2 sul terzo tasto della sesta corda,
Poi suoniamo la terza corda a vuoto e il dito 3 lo mettiamo sul terzo tasto della seconda corda. E suoniamo pollice, indice e medio sulla sesta, terza e seconda corda per 4 volte. Poi basterà togliere il dito 2 e far risuonare la sesta corda a vuoto. Le altre note saranno le stesse. Poi il dito 2 si metterà sul Do, terzo tasto della quinta corda, e con la mano destra continueremo a suonare la seconda e la terza corda, ma questa volta con il pollice suoneremo la quinta corda. Ultima posizione, mettiamo il dito 1 sul La, secondo tasto della terza corda. Il 3 resterà sempre sul Re, terzo tasto della seconda corda. Con la mano destra suoneremo quarta, terza e seconda corda. Come vedete, l'arpeggio della mano destra è lo stesso della lezione 40 del Sagreras. Tutto il brano sarà suonato in questo modo. Proviamo a suonarle insieme. Ogni battuta scritta suonatela per 4 volte, ripetetela 4 volte. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Provo ad accennarvi anche la melodia. Na 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 na. Nell'esercizio 41 del Sagreras suoniamo le stesse posizioni dell'esercizio 40, ma arpeggiando in maniera diversa con la mano destra. Cioè suoniamo una volta il pollice e poi indice medio contemporaneamente, in questo modo. Per 2 volte indice medio dopo aver suonato il pollice, quindi pollice, indice medio insieme. Si aggrappano alle corde e pizzicano in questo modo. Cercate di non spostare la mano in questo modo, ma fate avvicinare le dita al palmo della mano. Quindi devono essere solo le dita che si muovono e non tutta la mano. Con quelle stesse posizioni, adesso suoniamo per 4 volte ogni battuta. L'esercizio finale sarà questo. 1, 2, 3. Suonando una sola volta per ogni battuta, sarà questo. 1, 2, 3. Applicando questo arpeggio al brano di Ed Sheeran, Perfect, suoniamo sempre con le stesse posizioni. Ovviamente faremo lo stesso arpeggio della lezione 41. Quindi suoneremo il pollice da solo e indice medio insieme. Questo arpeggio è più vicino alla versione originale di Perfect. 1, 2, 3, 1, 2, 3.
posizioni sono sempre le stesse, c'è questo accordo che è un sol maggiore, questo accordo che è un mi minore settimo, questo che è un do nona e l'ultimo che è un re maggiore. Non arpeggiando però su quelle corde, le posizioni si riducono a questa, questa, questa e questa. Proviamo a suonarle insieme. Na 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 na. Questo è tutto, vi ringrazio per l'attenzione. Se volete approfondire questi argomenti, vi invito a iscrivervi al mio Guitar Live Training, trovate il link in descrizione, oppure a seguire uno dei corsi di chitarra presenti sul sito www.easychitarra.it. Mi farebbe piacere vedere un like sotto il video. Ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao! Per accedere ai miei corsi di musica, clicca qui. Per iscriverti al mio canale YouTube, clicca qui. Per vedere altri video tutorial, clicca qui.